Saluto a me, direttore Lombardia, per confermare il nostro impegno. Riporto il saluto del presidente Maroni, saluto il magnifico rettore Vamo e tutti coloro che sono qui, dietro il tavolo e davanti al tavolo, soprattutto gli studenti. Saluto Rosy Bindi, che è stata la mia presidente vice della Camera quando ero deputato, molto, molto, molto severa. So con quale passione segue questo lavoro, che vede molto modestamente un contributo anche di Regione Lombardia su questo tema, con il finanziamento di una borsa di studio per 50.000 euro. Il presidente Maroni ci teneva molto, ed evidentemente anche noi, perché questo contributo aggiuntivo rispetto alle altre risorse che devono collaborare costantemente a Regione con il sistema universitario lombardo, in particolare con questa ed altre facoltà. Perché? Perché riteniamo che ci sia bisogno di sempre più preparazione per la lotta alla criminalità organizzata. Lo diceva prima dalla Chiesa, sempre più agenti con la divisa, che siano carabinieri, poliziotti o guardie di finanza, sono laureati proprio per combattere una criminalità che come dire, è sempre meglio organizzata. Non abbiamo a che fare con delinquenti che spesso vediamo nei telefilm la sera, brutti, e che riconosci lontano meglio essere delinquenti. Abbiamo sempre più a che fare anche in Regione Lombardia, perché voi ci avete insegnato che la malavita è laddove ci sono grandi interessi economici, e la Lombardia, essendo la prima regione economica d'Italia, è evidente che è molto attraente per la criminalità organizzata. Ho sentito parlare appunto prima di, mi piacerebbe avere copia di una tesi sulla criminalità nelle valli bergamasche, ecco, tanto per dire. Dicevo che oggi i delinquenti, i malavitosi, la criminalità organizzata è fatta di persone apparentemente per bene, che magari siedono in studi professionisti, che devono essere combattuti non solo per strada vigilando il territorio, ma anche e soprattutto con persone preparate, con professionisti che abbiano una capacità dal punto di vista culturale e tecnologico che la combatta. Quindi è fondamentale, a nostro avviso, preparare giornalisti, carabinieri, agenti della Guardia di Finanza, ma anche funzionari della pubblica amministrazione, che siano preparati a combattere questa nuova criminalità, soprattutto nella nostra regione. Ho letto i dati, mi sembra che siamo la quarta regione in Italia per quanto riguarda l'infiltrazione di questo tipo di fenomeno. È evidente che a maggior ragione il nostro impegno non poteva venire meno. Quindi grazie, e bocca al lupo agli studenti che lavoreranno per questo.